pomeriggio da Monza, dall'autodromo nazionale Lombardo, dal quale state vedendo delle immagini in diretta che vi mostrano lo schieramento di partenza del Super Turismo S1-S2. Vetture che stanno per disputare la penultima gara dell'ultima, decima, ultima prova del campionato italiano di velocità Super Turismo. Il più veloce ancora una volta, anche sul bagnato stamani, nelle prove è stato Nicola Larini, che è in lotta con Giorgio Francia per il titolo. Larini ha girato in 1.59.507, pensate che il suo record ufficiale nella gara precedente era di 1.50.297, quindi abbiamo circa 10 secondi di scarto tra l'asciutto e il bagnato. Adesso la pioggia ha smesso, quindi potrebbe esserci durante i 18 giri della corsa, 5.800 metri per un totale di 104 chilometri, un'occasione di verificare come la scelta delle gomme sia stata felice. Dico questo perché Giorgio Francia, che è staccato di 14 punti da Larini nella corsa al titolo, ha scelto la soluzione dei pneumatici intermedi, mentre tutti gli altri concorrenti sono partiti con gomme da bagnato, le cosiddette gomme rain. In questo momento la vettura staffetta sta conducendo lungo la prima variante i partenti, come vi ho detto, classe S1, classe S2. Nella S2 Fabrizio Giovanardi con la Peugeot 405 i 16 valvole si è già aggiudicato il titolo, tant'è vero che è andato a Magnicura a correre invece col 905 Spider della casa del Leone di Sochaux. Dicevamo dunque, Francia è staccato di 14 punti, tenta il tutto per tutto e per questo ha scelto questa soluzione delle gomme intermedie. Vediamo lo schieramento di partenza mentre siamo sul curvone, ci prepariamo con le immagini al seguito delle corse a affrontare la seconda chicane. Larini dunque miglior tempo affiancato da Nannini, quindi Francia e Tamburini, poi Ravaglia con la prima delle BMW M3 e Tamara Vidali al debutto sulla 155 GTA 4 ruote motrici, quindi Roberto Moreno con la Ford Escort Cosworth, poi Luca Cadalora, campione del mondo della 250 motociclistica, che fa questo esperimento e pare ben riuscito con l'Alfa 155 GTA, dove dovevano essere 7 addirittura le 155, una affidata in premio al più veloce, diciamo così, il più attivo dei privati Alfa Romeo, che purtroppo in un incidente di cui lui non è stato il responsabile, la vettura è stata distrutta e giudici torna a correre con la sua macchina e si trova schierato, arretrato purtroppo nella posizione. Allora, dicevamo dunque, dopo Cadalora abbiamo Terquini con la seconda BMW, quindi Russo, Canni Ferrari, Pregliasco, Soli, Salvarani, Ronchi, Els, Giudici, Gabbiani, Buttiero, Guardamacchi, Corsini e via via gli altri che potete vedere correre sul teleschermo mentre stiamo uscendo dal sottopassaggio per affrontare la variante della curva Ascari, affrontare poi il lungo rettilineo opposto e portarsi alla parabolica. Vedete intanto in azione in questo momento col numero 7 Tamburini, Antonio Tamburini, che è stato uno dei protagonisti di questo campionato. Dicevamo un campionato che si chiude, questa nebbia vi dà la sensazione delle condizioni del tempo qui in Lombardia, in particolare a Monza. Ci è stato detto infatti che ci sono problemi anche per gli elicotteri che devono seguire il giro ciclistico di Lombardia e che per il momento non possono riprendere il volo fino a che la visibilità è scarsa, come stiamo appunto vedendo in questo momento. Siamo dunque all'ultima curva e ci si prepara a vedere la partenza, che come sempre è lanciata, di questa prima gara del Super Turismo, la seconda sarà domani quando si disputeranno la maggior parte di tutte le altre gare riservate al turismo, 260 gli iscritti. Intanto con il numero 31 vedete Roberto Pupo Moreno, il brasiliano che corre con la Ford Escort Cosworth insieme al giovane Pregliasco. Dicevamo attenzione dunque che tra poco la vettura staffetta si sposta, le vetture partiranno lanciate, prima fila per Larini e Nannini con Francia in seconda fila che tenta la carta delle gomme intermedie anziché delle bagnato come tutti per vedere di strappare una vittoria, ma bisognerà fare i conti anche con Ravaglia e Tarquini con le BMW. Attenzione, partiti le vetture della linea esterna, sembrano avere terreno più favorevole, chi parte in testa naturalmente ha il grande vantaggio, attenzione al grande vantaggio di non avere poi la nube d'acqua,
quattro ruote motrici, naturalmente su terreno a scarsa aderenza favorita rispetto alle due ruote motrici. Questa è una delle occasioni in cui le quattro ruote motrici hanno naturalmente un notevole peso nel poter mettere a terra la potenza della macchina, mentre c'è stato un attimo del gruppo di centro di sbandamento, ma tutto sommato per condizioni come queste la gara si è svolta, il passaggio si è svolto regolarmente, mentre intanto vedete al comando Nicola Larini e secondo è Nannini, mentre col numero 7 abbiamo Antonio Tamburini, quindi Giorgio Francia, poi la prima delle Ford. Siamo all'uscita, vedete i concorrenti, e qui con le immagini siamo adesso alla seconda di Lesmo. Aspettiamo naturalmente il primo passaggio, vi ricordo dunque che la corsa, mentre intanto c'è una M3 e si parla di quella di Tarquini che ha effettuato un sorpasso, dicevamo aspettiamo la conclusione del primo giro per avere un po' la sensazione di qual è la posizione di corsa, ma intanto Nicola Larini, che tra l'altro vi ricordo come collaudatore della Ferrari, come uomo che segue la messa a punto della Ferrari attiva, debutterà venerdì prossimo in Giappone sulla pista di Suzuka al volante della seconda delle monoposto della casa di Maranello, avendo preso il posto in queste due gare di Capelli. Attenzione, vedete, senza fari accesi quasi non si riescono a vedere le vetture. Intanto ecco in azione con il numero 9 Tamara Vidali che è in lotta per il titolo turismo con l'Alfa 33, che viene premiata per il suo impegno in queste stagioni con la casa del Biscione, potendo provare questa 155 GTA. Larini dunque al comando, ha girato a 172 di media, Nannini a 2 secondi e mezzo, Tamburini a 4,7, Francia 6,1, Ravaglia 6,8, Moreno a 9,1, Vidali a 10,4, Cadalora a 12,5, Tarquini a 13,5, Canni Ferrari a 15, Russo a 16 secondi, ed ecco vedete intanto le prime 8 posizioni sul teleschermo, a seguire Pregliasco, Soli, Buttiero, Els, Salvarani, Gabbiani, Guaitamacchi, Ronchi e Peduzzi. Al mio fianco il collega Fabio Ravaioli di Autosprint. Tu sei stato fino all'ultimo ai box, ecco, che sensazione hai? Perché mi pare che qui già in questo primo giro le posizioni si siano delineate abbastanza, e con Francia che tutto sommato non è riuscito, evidentemente le gomme sul bagnato non gli consentono di tenere, lo vedete qua, di tenere il passo degli avversari, vedete che Tamburini è davanti a lui, mentre di solito Ravaglia, che adesso sta cercando posizioni più favorevoli, contende al compagno di squadra il primato nell'ambito delle vetture del Jolly Club. Ecco, secondo te, da questi primi giri come vedi l'andamento della gara? Beh, in questo momento sembra che l'azzardo che ha preso Giorgio Francia non sia pagante. D'altra parte sappiamo che il milanese non aveva nulla da perdere, in quanto deve recuperare, come tu hai detto, il distacco da Tarquini. Intanto Ermanno, sì. Ronchi in testa coda. Purtroppo sembra che la sua BMW sia parecchio danneggiata. Questo che vediamo è Nannini che sta cercando di mantenere il passo di Larini. Dietro abbiamo visto che in partenza Canni Ferrari ha bruciato in Cadalora e Gabriele Tarquini, ma entrambi adesso stanno recuperando. Mi sembra che Cadalora tra l'altro stia girando molto bene. E siamo alla conclusione del secondo giro con Larini, 172,5 la sua media, l'ultimo giro in 2 secondi, mentre è girato in 2,1 Nannini, 2,3 Tamburini, 2,02,8 Francia, 2,03,9 Ravaglia, 2,04,4 Moreno, 2,04,4 anche Tamara Vidali, che si sta comportando molto bene, 2,06,5 per Cadalora al suo debutto su un'impegnativa vettura, mentre tanti commissari, Ermanno Ronchi vedete sulla sinistra, sta allontanando, mentre i commissari stanno cercando di scomprare la pista, mentre vedete con il numero 5 Larini scatenato e già in doppiaggio. Ecco intanto con il numero 6 Cadalora che ha alle spalle Tarquini.
Tarquini, vi ricordo, orfano in quest'ultimo gara della stagione della Fondmetal di Formula 1, e sta cercando gratificazioni nel turismo. La voce di box dice che per l'anno venturo sia in trattative per l'Alfa Romeo, che sarà molto impegnata su due fronti, cioè il campionato tedesco e il campionato italiano, e con un numero consistente di vetture. Si parla già di 3 vetture per il campionato italiano, e quindi ecco intanto il sorpasso effettuato su Cadalora, che d'altra parte non si... Intanto ecco che abbiamo un altro testa coda, sì, con ripartenza. Sì, è il solito Bottolina, dico solito, scusa, perché già altre volte abbiamo avuto occasione di vederlo sul monitor, il testa coda. Evidentemente è una guida piacevole, una guida divertente, mentre intanto vedete che Cadalora cercava in qualche modo di insidiare sulla frenata Tarquini, che vedete in questa fase allunga decisamente. Siamo adesso tornati sul leader della corsa, Larini, che ha quasi 3 secondi di vantaggio su Nannini e addirittura 9 su Tamburini e 10 su Francia, che fatica a tenere il passo di Tamburini e che è diciamo il rischio di farsi insidiare addirittura da Ravaglia con le prime delle due BMW. Corsa vivacissima, e le immagini dirette dal regista Roberto Gambutti che spaziano un po' su tutti i punti del tracciato e sui vari plotoni della corsa ci consentono appunto di vivere la gara da dentro, senza direi soffermarci esclusivamente sul primo della gara, che peraltro è un Larini scatenatissimo, mentre vediamo difficile per il commissario liberarsi della incomoda BMW M3 di Ermanno Ronchi, che si è messa in posizione trasversale, fortunatamente nella parte interna della pista, ma è sempre in condizioni di eventuale pericolo se un'altra vettura ecco sbandasse, come in questo caso appunto Cadalora va a sbandare. Già stamattina nelle prove era finito sulla sabbia, vediamo se sarà in condizione di ripartire. Intanto con il numero 4 Nannini è sempre all'inseguimento di Larini, staccato di quasi 3 secondi. Vedremo la conclusione del quarto passaggio, mentre ecco che la regia ci ripropone in replay l'uscita di strada di Cadalora. A questo punto, sia pure con l'attenzione che è necessaria, intanto vedete siamo sul primo piano della vettura di Cadalora, che sta rimettendosi in pista come appunto speravamo, perché era desiderio di tutti, credo, consentire a questo campione del mondo di motociclismo di esibirsi. Ecco, riesce a rimettersi in pista, sia pure con qualche difficoltà, e vediamo se riuscirà a continuare la corsa fino al termine. Dicevamo, ferma restando che prevalgono ovviamente le immagini e le notizie dalla pista, vediamo di fare un momento il quadro della situazione a questa conclusione di questa stagione del campionato italiano in velocità turismo e superturismo. È l'ultimo che si corre S1 e S2 con queste caratteristiche di vetture con possibilità del turbo e con determinate altre libertà, mentre per l'anno venturo la categoria principe del superturismo, quella, per dire in parole povere, che andrà nelle nostre trasmissioni televisive già assicurate anche per la prossima stagione, sarà la cosiddetta D2, e si tratta di un 2 litri aspirato. Non entriamo in altri dettagli per il momento, diciamo comunque che è una formula che si lega molto a quella che è tutto sommato la gamma di maggior diffusione nel mondo per le automobili caratteristiche europee e giapponesi, ed è una categoria, una scelta che dovrebbe consentire costi ridotti rispetto a queste vere e proprie monoposto carenate, che sono le vetture costruite apposta quest'anno, vedi le GTA, o le vetture che partecipano al DTM, cioè al campionato tedesco. In questo contesto si tratterà di vedere come trovare il modo di combinare le esigenze di tutti per avere la massima soddisfazione. A questo momento dobbiamo registrare a malincuore una dichiarazione della BMW Italia, che dice che non potrà partecipare ufficialmente al campionato, perché non è stato consentito l'uso dell'ABS, dispositivo antibloccaggio dei freni, che è montato di serie sulle BMW, e quindi il presidente della BMW Italia Falco non ritiene di poter modificare la posizione. D'altra parte, il regolamento internazionale, come è stato definito dalla FISA mutuandolo dal campionato inglese, non consente appunto
i coupé, non consente i dispositivi elettronici su differenziali, non consente l'ABS, questo nell'ottica di contenere un po' i pesi. Secondo te, Fabio, abbiamo alcuni mesi davanti, tu pensi che si troverà una soluzione intermedia che gratifichi e soddisfi tutti? Ma io me lo auguro, perché la partecipazione a BMW in questo campionato sarebbe comunque molto importante. Stiamo cercando di capire l'ottica con cui viene vietato l'ABS, cioè indubbiamente si sta cercando di contenere i costi in questo tipo di competizioni. È stato scelto di privilegiare le vetture a quattro ruote, a quattro porte, perché rappresentano la vettura ideale di famiglia. E siccome è importante coinvolgere il pubblico nel venire a vedere le competizioni turismo, è importante che il pubblico riesca a identificarsi con il pilota che porta in gara la stessa vettura che si usa sulle strade. Siamo intanto al sesto giro in corso, al quinto il passaggio sul traguardo, vede Valarini al comando, ha girato in 1:59.8. Tempo che ha ripetuto anche Nannini, migliorandolo di qualche centesimo, mentre in questo momento intanto vedete che è in doppiaggio Larini, che dicevo guida la corsa con 2 secondi e 7 di vantaggio su Nannini, 11.9 su Tamborini, 13.4 su Francia, 20 su Ravagli, primo degli avversari delle Alfa Romeo GTA, quindi Roberto Moreno con la Ford Escort, Tamara Vidali con la 155 GTA, poi Tarquini con la seconda BMW M3 della BMW Italia, quindi Russo, Cagni Ferrari, Pregliasco, Buttiero, Soli, Ailes, Salvarani, Gabbiani, Peduzzi, Cadalora, Guaitamacchi, Cadalora quindi dopo il sua testa coda e la ripartenza in 18ª posizione, 20ª Melotta. A questo punto facciamo un po' la classifica per quel che riguarda la S2, che l'anno venturo diventerà praticamente la categoria regina, ma che qui naturalmente con le maggiori prestazioni consentite nella categoria S2 è un po' penalizzata dal punto di vista televisivo. Assente Giovanardi, qual è la situazione? La situazione vede attualmente al comando l'altra Peugeot, quella di Gary Ailes. Al secondo posto c'è la Opel Calibra di Salvarani, al terzo la Volkswagen Golf di Beppe Gabbiani. Gabbiani andrà molto forte in questa gara, perché lui è bravissimo sul bagnato, è uno dei migliori piloti del turismo sul bagnato. Ecco, li vediamo, in questo momento è passato Salvarani al comando, secondo Ailes, e subito dietro i primi due c'è Gabbiani, quindi la lotta è molto ravvicinata. Grazie alla regia che ha subito colto l'occasione appunto per mostrarci situazioni che normalmente non si riescono a vedere perché si sta sui corridori in testa, qui sì, riusciamo per le caratteristiche della pista a dare la sensazione appunto di quale è la vivacità di queste corse del turismo, che come dico hanno avuto anche moltissimo successo, tant'è vero che qui a Monza per questa gara di chiusura, che si concluderà praticamente con la seconda prova di domani per il super turismo e con le altre prove di tutto il turismo, abbiamo ben 260 iscritti, un numero record e comunque un numero eccezionale. Ecco, a proposito delle vetture di S2 che stiamo vedendo ora inquadrate, c'è da dire che soltanto la Peugeot 405 sarà in regola con le norme del prossimo anno, perché la Calibra è un coupé e non potrà correre, la Volkswagen Golf invece è troppo corta, non raggiunge i 4,20 m di lunghezza minima ammessa dal regolamento. E quindi probabilmente il gruppo Volkswagen correrà con l'Audi. Esattamente, mentre il gruppo General Motors userà la Opel Vectra. Perfetto. Presidente Serena, corsa bagnata, corsa fortunata si potrebbe dire, sarebbe una battuta ormai vieta e trita, ma diciamo comunque che bagna un campionato di indiscusso successo, 260 iscritti sono un numero che non si discute. Assolutamente, credo che il campionato sia solido proprio per la partecipazione numerosissima e il cosiddetto effetto Nannini di cui si è tanto parlato ha certamente un valore emotivo, però non credo che il campionato avrebbe avuto minore successo anche con l'assenza di Nannini. Gli ha dato un colore, gli ha dato diciamo degli elementi anche di umanità notevolissima, però tecnicamente credo che la formula si è azzeccata. Hai visto comunque Nannini in quel cordolo, è stato ancora più grintoso di Nannini. Si sta aggressivo e credo che abbia una voglia matta di andare a prendere l'amico Nannini.
mentre intanto per quel che riguarda diminuito, mentre Giorgio Franci invece non riesce a muoversi, ecco il replay in cui vediamo appunto questo doppio cordolo di Larini, che è sempre al comando con un secondo set su Nannini, che lo ha quindi avvicinato in questo passaggio. Ecco, queste scene sono emozionanti. A questo punto volevo abbiamo uno spettatore un po' particolare, perché non sei solo tu a essere protagonista di altre gare del campionato turismo, c'è anche Giorgio Faletti, che normalmente qui corre con la Peugeot, prima il 205, adesso il 106, adesso siccome ha fatto una grande prova al Rally di Sanremo, quindicesimo assoluto con la Delta KF integrale del Martini Racing, ormai non corre più. No, non è che non, prima di tutto volevo salutare gli spettatori, questa è una cosa che mi sogno da una vita, di essere ospite a una telecronaca di una gara automobilistica. Saluto tutti quanti e sono lieto di essere qua, a parte la presenza di Poltronieri, che però insomma, essendo non se ne può fare a meno, dobbiamo tenerlo. Purtroppo no. Ce lo dobbiamo tenere. No, io vuoi che ti dia di Adamic? No. No. A parte facili battute, facili umorismi, devo dire che ancora una volta stiamo assistendo a uno spettacolo che dimostra la grande capacità di questi piloti, perché visto in televisione magari la giornata non dà la sensazione esatta di quello che è effettivamente, la pista è molto viscida, le macchine e sono... c'è stato, visto, ecco, Larini è andato in testa coda. Quindi a questo punto dovrebbe essere passato al comando Nannini, vediamo come vanno le cose. Vedete Larini in difficoltà, che sta cercando di riprendere la pista, e quindi il prossimo passaggio sarà importante, mentre le immagini vanno su Nannini che dovrebbe essere al comando. A questo punto Larini se la prenderà col presidente Xai Serena, che ha detto Nannini sta mettendo tutta, vai. Dicevo, ecco che vediamo in replay il tentativo di sorpasso tentato da Larini nel momento in cui non c'era tutto sommato la possibilità di passare. Presidente, secondo te? Secondo me ha usato un po' troppo forse il buon Nicola, proprio perché sentiva l'alito di Nannini dietro. E infatti Nannini lo avete visto nell'immagine passato, comunque deve essere un punto di qualche difficoltà dove potrebbe esserci la pista più scivolosa. Oltretutto c'è da dire una cosa, che quando piove nelle traiettorie abituali, essendoci dei residui di gomme, la pista è sempre molto più scivolosa, per cui in caso di pioggia le traiettorie sono leggermente differenti, magari nel sorpasso Larini ha dovuto mettere le gomme in un punto particolarmente gommato e di conseguenza particolarmente scivoloso. Ecco, adesso non metterti a fare troppo il tecnico, sennò mi togli il lavoro, lo so che è quello che vuoi fare. Ma... non sapevo cosa dire, mi sembrava carino. Okay. Senti, ti ringrazio, rimani come spettatore, che mi fa piacere di avere uno spettatore ridanciano, e volevo sentire un momento, abbiamo la fortuna di avere qui anche Dario Calzavara, che della Pirelli è un profondo conoscitore, diciamo così, e che sa vita, morte e miracoli di queste faccende delle gomme. Mi sembra una giornata in cui parlare di gomme non sarebbe male. Ecco, allora... cominciamo dall'inizio per questo pubblico come me, che non sa esattamente come stanno le cose, perché quelli dei pneumatici sono sempre dei misteriosi. Qui che tipo di gomme c'è e che differenza c'è rispetto alle gomme di serie? Sono gomme più vicine alla Formula 1? Direi proprio di sì. Se consideriamo abbiamo visto anche Tamara Vidali in testa coda, sempre in un punto critico. Vai. Ma consideriamo che queste vetture che partecipano nel CVT sono molto più simili a una vettura da formula che a una vettura stradale. Sono vetture che hanno 1200-1300 kg in ordine di marcia, 400 cavalli. Ad esempio in questo punto della staccata della parabolica che vediamo inquadrata, hanno quasi un carico aerodinamico che insiste su ogni pneumatico, in particolare di quelli esterni, che va da 500-600 kg su gomme relativamente strette. Quindi un esercizio tecnico abbastanza difficile in queste condizioni poi... critiche per traiettorie asciutte, pista bagnata, vediamo quello che può succedere. Insomma. Senti, per il D2 dell'anno Ventura, mentre vediamo Nannini che adesso è al comando con 15 secondi e 8 di vantaggio su Tamburini, terzo Francia a 18.4, quindi quarto Larini a 27 secondi, intanto vediamo Tamara Vidali che cerca di rimettersi a sua volta in pista, probabilmente le si era fermato il motore. Dopo Larini abbiamo Ravaglia, Moreno, Tarquini, Cani Ferrari, Pregliasco, Buttiero, Russo, Soli, Cadalora, la Vidali che ha perso posizione, Elsa, Savana, Gabbiani, Peduzzi, Guaitamacchi,
quindi situazione sempre di battaglia anche nell'S2. Ecco, dicevo, per la D2 dell'anno Venturo si studia qualcosa di nuovo? Ma certamente, il campionato italiano dell'anno prossimo e anche quello tedesco in cui la Pirelli affiancherà l'Alfa Romeo è per noi il campo di ricerca tecnica più avanzati che noi avremo, quindi studieremo qualcosa di nuovo, ma direi che il progresso e lo sviluppo è per ogni corsa. Quest'anno abbiamo fatto 7-8 varianti sui pneumatici per l'Alfa in un campionato dove peraltro erano tutti con Pirelli, quindi dove se vogliamo la concorrenza tra competitori e fabbricanti di gomme minori di quanto ad esempio in Germania, dove andrà l'Alfa Romeo l'anno prossimo e dove c'è al massimo livello rappresentata tutta l'industria del pneumatico mondiale. Allora ti auguro buono studio, buon lavoro. Mentre intanto torniamo sulle immagini in diretta con la lotta che si era aperta tra Nannini e i suoi inseguitori più i concorrenti che si sono avvicinati e anche in caso di doppiaggio riescono a tenere il passo dei concorrenti di testa, con il numero 8 Giorgio Francia, che a questo punto, se riesce a conservare il vantaggio nei confronti di Larini, potrebbe tenere ancora aperto il discorso del campionato. Sentiamo Ravaioli che sta facendo di conto. Allora, in questo momento intanto vediamo che Francia si è portata al secondo posto scavalcando il compagno di squadra Tamburini. La situazione comunque per Giorgio non è delle più rose. Larini si trova al quarto posto. In questo momento con il quarto posto guadagnerebbe comunque 10 punti andando a quota 272. Giorgio Francia con i 15 punti del secondo posto, questo che vediamo è Luca Canni Ferrari, esatto. Con i 15 punti del secondo posto in realtà potrà incamerarne soltanto 7, perché dovrà scartare 8 punti. Questo significa che comunque Larini aumenterà di 3 punti ancora il suo vantaggio, portandolo intanto da 14 a 17 punti. Intanto siamo al replay dell'uscita di Canni Ferrari, ecco, e si è ripetuto con Roberto Russo. E si è ripetuto un po' quello che era successo a Larini e Guaita Macchi. Esatto, nel frattempo se ci si può spostare sul duello per il quinto posto, vediamo che la Ford Escort di Moreno è in coda alla BMW M3 di Ravaglia. Naturalmente le condizioni della pista possono favorire le quattro ruote motrici della Escort. E siamo adesso all'ultimo giro, attenzione, siamo all'ultimo giro, la situazione di classifica dunque con Nannini al comando con 17 secondi di vantaggio su Francia, che ha già dato un secondo e quattro a Tamburini, Larini staccato a 25 secondi, a 37 Moreno, quindi Ravaglia, Tarquini, Pregliasco, Canni Ferrari, Buttiero, Russo, Solica, Dalora, Els, Salvarani, Gabbiani, Peduzzi, Guaitamacchi, Voltolini, Rossi, quindi i 20 concorrenti che hanno affrontato l'undicesimo e ultimo giro della corsa. I 18 giri cui vi avevo fatto cenno sono riferiti alla gara di domani, dove c'è la possibilità di stare più a lungo in pista. Qui per esigenze televisive abbiamo dovuto, anche in considerazione del fatto che la pista era bagnata, quindi le vetture meno veloci, limitarci a 12 giri che comunque ci hanno offerto uno spettacolo vivacissimo. Siamo dunque sul leader della corsa, un Alessandro Nannini che dopo aver provato nei giorni scorsi la Ferrari sta dimostrando, e questo è un discorso che vale anche per molti altri piloti, sta dimostrando quanto la categoria turismo possa essere gratificante e quanto si possa lottare con notevoli di successo anche nei confronti dell'attenzione del pubblico più vasto, quello che segue sì al top la Formula 1, ma anche questa Formula Turismo, che del resto continua a ospitare sempre più piloti di Formula 1, offre grandissime possibilità di spettacolo, come avete potuto vedere. Ed eccoci alle ultime centinaia di metri per Alessandro Nannini, che passa sotto il traguardo in questo momento. Nannini si impone a 170-975 di media, avendo effettuato l'ultimo giro in due primi, 6 secondi, 930 millesimi. Aspettiamo al secondo posto Giorgio Francia, che transita in questo momento a 16 secondi, 655. Subito dietro a lui Tamburini e quindi Larini. Il quartetto delle 155 GTA si è
Questo che vediamo inquadrato è il duello per la supremazia della S2. C'è Salvarani con la Calibra davanti alla 405 di Gary Hales. Dobbiamo notare che con questo quarto posto Larini si è comunque aggiudicato matematicamente il titolo italiano, perché adesso i punti che lo separano da Francia sono 17. Anche se domani Francia vincesse, potrebbe prendere soltanto 20 punti, ma ne dovrebbe scartare comunque 10. Quindi non potrà appunto incamerare più di 10 punti. Quindi a questo punto possiamo dire che con questa telecronaca noi non solo abbiamo concluso la serie dei collegamenti per il campionato italiano di velocità turismo e vi diamo appuntamento per l'anno 21, ma vi abbiamo anche offerto l'occasione di vedere la conquista del titolo da parte di Nicola Larini. È un buon viatico per il suo debutto in Formula 1 con la sperimentale Ferrari a sospensioni attive nel prossimo Gran Premio del Giappone a Suzuka, con le prove da venerdì, sabato e corsa domenica, ma anche di vedere una corsa viva e di spettacolo. A questo punto io vorrei sapere dalla regia quanto tempo abbiamo a disposizione per eventualmente approfondire il discorso. Allora, leggiamo intanto, facciamolo leggere a Fabio Ravaglioli che è qui al mio fianco mentre io seguo il monitor, la classifica in termini di punteggio. Allora, Nicola Larini con 270 punti è il nuovo campione italiano, Giorgio Francia è secondo a 255 punti, terzo Alessandro Nannini 206, quarto Antonio Tamburini 177, quinto Gabriele Tarquini 89, sesto Emanuele Pirro 82, settimo Ravaglia 70, ottavo Soli 59, nono Barenghi 42, decimo Canni Ferrari 41. In S2, come avevamo già detto, Giovanardi è già laureato matematicamente campione diverse gare fa. La gara in questo caso è stata vinta da Filippo Salvarani con la Opel davanti alla Peugeot di Gary Hales e alla Volkswagen di Beppe Gabbiani. Vi rilego la classifica alla conclusione di questa gara: Nannini, Francia, Tamburini, Larini, Moreno, Ravaglia, Tarquini, Pregliasco, Buttieri, Soli, Cadalora, Salvarani, Hales, Gabbiani, Peduzzi, Guaitamacchi, Voltolina, Rossi, Melotti e Tamara Vedali, ventesima dopo l'incidente. Mentre intanto col 6 vedete andare verso il traguardo Cadalora, che si è classificato in undicesima posizione, undicesimo e ultimo dei concorrenti a pieni giri. Ed ecco il momento dei festeggiamenti a Alessandro Nannini, vedete la moglie Paola vicino a lui, è particolarmente felice, credo, Alessandro, e c'è la speranza che qualcuno, forse, siccome abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, ce lo possa portare, eventualmente anche insieme al neocampione e al vicecampione. Ecco un primo piano di Alessandro Nannini arcifelice, mentre stanno gli altri concorrenti portandosi via via i box, e mentre aspettiamo, dato che ci pare di capire che abbiamo ancora tempo a disposizione, io vorrei sentire da Fernando Parisi, che è uno della triade della Salerno Corsa, alla quale credo sia l'occasione di fare ancora una volta i complimenti per come hanno saputo far rinascere e via via far crescere e gestire questo campionato italiano di velocità turismo, di cui ripeto i 260 iscritti di Monza con un tempo da lupi si potrebbe dire sono grande testimonianza. Ecco, dicevo, questo intanto vedete la 195 GTA di Alessandro Nannini vincitore. Ecco, sapere che cosa di nuovo dunque si prepara per la stagione 21. E dunque per il prossimo anno è ormai deciso che si avrà un regolamento in Italia che è lo stesso che sarà adottato anche in altre nazioni, imperniato innanzitutto sul fatto che ci saranno vetture tutte aspirate e tutte di un'unica cilindrata. Ecco che in questo momento la svolta della corsa, quando Nannini cerca un passaggio su Guaitamacchi, e purtroppo arriva un po' tardi, diciamo così, d'altra parte Nannini gli era molto vicino, si urtano, vanno entrambi in testa coda e Nannini abilmente riesce a passare e si invola verso la vittoria. Continua. Dicevo dunque di vetture tutte aspirate, tutte di 2000 centimetri cubici di cilindrata e con una formula che riteniamo sia molto intelligente, perché permette di essere competitive sia alle vetture a trazione posteriore che a quelle a trazione anteriore, che sono la maggioranza poi delle vetture in produzione. Ci conforta sapere che sin da oggi che diverse delle case che sono già presenti a questa gara saranno presenti anche il prossimo anno e ci sono anche annunciati dei nuovi ingressi. Ecco intanto il pubblico presente, nonostante appunto il tempo inclemente, che festeggia
Alessandro Nannini, Giorgio Francia e Antonio Tamburini, che qui si insiste a chiamare Nicola, non abbiamo capito perché.